Ciao ragazzi, se c'è un concetto, diciamo un simbolo o un luogo che ha unito tante civiltà durante il corso dell'umanità, questo è il labirinto. Ad esempio, hanno immaginato e realizzato labirinti i Greci, gli Egizi, i Maya. Durante il Medioevo sono stati rappresentati tanti labirinti e perfino Kubrick ha usato il labirinto in uno dei miei film preferiti, Shining. E provate a indovinare dove si trova il labirinto più grande del mondo. Si chiama Labirinto dell'Amazone e si trova in provincia di Parma, nel comune di Fontanellato. Ore 8:30 del mattino. Ma partiamo dall'inizio. Se il più grande labirinto del mondo si trova in provincia di Parma, è grazie a Franco Maria Ricci, un grande editore italiano che ha voluto realizzare un suo sogno nato da un incontro speciale. Il primo incontro tra Borges e Ricci è avvenuto nel 1975. Ne abbiamo parlato con Edoardo, nipote di Ricci e attuale direttore del labirinto. Ricci, giovane editore anche alle prime armi, incontra il più grande scrittore vivente dell'epoca, che lo accolse citando dei versi di Dante, e cominciarono a parlare di costruire il labirinto più grande del mondo. Beh, devo confessare che è la mia prima volta in un labirinto, vero? Quando Franco Maria Ricci ha iniziato veramente a posare la prima pietra, anzi a piantare le prime piante, vuol dire nei primi anni del 2000, nel 2004, da quegli anni fino a oggi le piante ovviamente si sono moltiplicate, oggi possiamo dire di avere più di 200.000 piante di bambù sparse per tutto il Dedalo, e come labirinto è il più vasto del mondo. Dov'è? Di là? O di là? Lo vedo vicolo cieco. Perché il bambù non è una pianta autoctona, anzi è una pianta del futuro, perché ha mille virtù e mille qualità. Si potrebbero creare tantissime cose, si fanno i pavimenti col bambù, si fanno i filati col bambù, si può creare energia e soprattutto il bambù assorbe una grandissima quantità di anidride carbonica perché ha questa crescita vigorosa. Ci siamo promessi che non dobbiamo guardare le riprese che abbiamo fatto nei punti precedenti per capire se siamo già passati o meno. Niente aiuto tecnologico. Quello che diciamo sempre ai visitatori che chiedono: ma non c'è una mappa, ma ci si perde? In realtà no, noi non tendiamo a non dare mappe, a non dare indicazioni particolari. L'emozione più grande all'interno del labirinto, e che anche a me ogni tanto capita per fortuna di provare, pur conoscendolo molto bene, è proprio quella di sentirsi smarriti in un luogo sicuro. Perché il fatto di perdersi è proprio una grandissima emozione che non ci pensiamo, ma ci capita raramente. Noi abbiamo sempre dei punti di riferimento che ci indicano cosa dobbiamo fare dopo e da dove proveniamo. Lì è maledettamente chiuso. Provate a uscire con anche magari con il semplice esercizio del vostro istinto. Borges diceva che il labirinto più grande del mondo esisteva di già ed è il deserto. Il deserto, che è la manifestazione più estrema di labirinto, un luogo dove mura non ce ne sono, ma i punti di riferimento sono persi fin dall'inizio, rappresenta un'emozione per l'uomo fondamentale.
fa. Ammesso che questo cartello dica il vero, siamo sulla retta via. In pratica è una sorta di macchina della riflessione, che può anche sostituire in certi casi delle sedute da un terapeuta, nel senso che anche aggirandosi da soli all'interno dei meandri, uno ha la possibilità di ragionare su se stesso, sui propri errori, errori che poi fisicamente anche magari compie prendendo una strada invece che un'altra. Come va? Bene. Bene, siete sulla retta via? Matisha! Questo posto sembra di averlo già visto. Ovviamente c'è un pubblico, soprattutto nel weekend, di famiglie, perché il labirinto, non dimentichiamo che al di là della sua qui importante valenza letteraria, mentale e filosofica, ma è anche un gioco per cui ci si perde e si ritrova la strada. E mentre cerchiamo di ritrovare la strada, volevo ringraziare lo sponsor di oggi, Idealo. Idealo è un comparatore di prezzi online e ve ne parlo volentieri perché è assolutamente imparziale nel servizio che offre, ovvero i prezzi dei prodotti vi compariranno ordinati dal più basso al più alto senza che i vari negozi possano acquistare le posizioni migliori sul sito. Il 22 e 23 marzo ci saranno gli Idealo Days, che sono una sorta di Black Friday con tanti prodotti in offerta. Una volta scaricata l'app, vi basta scrivere il nome del prodotto che vi interessa e vi appariranno tutte le varie offerte. Per ogni prodotto si può vedere un grafico con l'andamento medio del prezzo, molto utile per capire se è il momento adatto per acquistare un prodotto o aspettare. Infine c'è anche la funzione prezzo ideale, che vi permette di scrivere il prezzo che siete disposti a pagare per un determinato prodotto e Idealo vi avviserà una volta che un negozio online metterà proprio quel prodotto sotto il vostro prezzo. Quindi vi lascio in descrizione il link per scaricare l'app completamente gratuita e vi ricordo 22-23 marzo Idealo Days. Continuiamo con il video. Mentre invece il labirinto dell'Amazzonia è un labirinto permanente, che ha una sua anzi forma molto precisa, che richiama le città rinascimentali in questa forma stella. Bene, ladies and gentlemen, sembra proprio l'arrivo. La fine del labirinto, quindi la conclusione del percorso, se uno riesce a percorrerlo tutto e arrivare alla fine, è una grande piazza porticata neoclassica, quindi anche la piazza stessa col rigore delle sue campate possono portare a vedere questo luogo in maniera quasi metafisica. L'arrivo con alle spalle una enorme piramide, una piramide che richiama non soltanto la Trinità, il labirinto ha anche un significato di fede. Qual è il valore per te di tutto questo, di portare avanti questo progetto? Io penso che sia importante. L'arte, soprattutto in Italia, viene sempre intesa complessa da intuire, non appannaggio di tutti. Invece la cultura, l'arte è bellezza e la bellezza dovrebbe essere capace di comunicare immediatamente a tutti. Io penso che al labirinto dell'Amazzonia questa sia forse l'attività principale che noi comunque in ogni attività diversa dobbiamo continuare a fare. E questa era la storia di oggi, per cui fateci sapere se conoscevate già dell'esistenza di questo labirinto o se la scoprite adesso, e grazie per averci ascoltato fino a questo punto. Noi ci vediamo la prossima settimana.